Amazon, il colosso americano dell'e-commerce, ha lanciato negli Stati Uniti il portale Amazon Pharmacy, su cui i clienti potranno acquistare farmaci e medicinali vendibili dietro prescrizione medica, oltre a quelli da banco. Ma in Italia è consentita la vendita di farmaci online. A livello europeo il Parlamento ha chiesto maggiori sforzi per rimuovere i prodotti non sicuri dal mercato dell'Unione Europea e per adottare le norme sulla sicurezza dei prodotti nell'era digitale. È bene dunque andare verso l'ampliamento di un commercio online dei farmaci, oppure questo comporterebbe un oscuramento della centralità del farmacista nella dispensazione del farmaco, ma soprattutto nella presa in carico del paziente. Ecco, di questo ne parleremo oggi con il dottor Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, a cui do il mio benvenuto. Buongiorno. Buongiorno Dottor Tobia, il primo punto che vorrei chiarire con lei è la fattibilità di questa novità. In Italia è legale acquistare farmaci online, la vendita è consentita per tutte le tipologie di farmaci. a lei. In Italia è legale acquistare farmaci online limitatamente ai farmaci OTC e ai farmaci SOP che devono in ogni caso essere autorizzati alla vendita attraverso il common law della Comunità Europea. Mi spiego meglio. Una norma comunitaria dà la possibilità a una farmacia o a più farmacie sul territorio di ogni singolo Stato di vendere attraverso il proprio sito e-commerce, al di là di tutto quello che riguarda il parafarmaco, che chiaramente non entra nella normativa europea perché è di libero mercato. Di vendere farmaci OTC e farmaci SOP attraverso il rilascio di un common logo, un logo della Comunità Europea che identifica in maniera chiara e indiscutibile la presenza dietro un sito e-commerce di una farmacia vera aperta sul territorio nazionale. Ecco, sono stati numerosi i casi in cui i NAS e la Guardia di Finanza hanno identificato partite di farmaci contraffatti, spesso su segnalazione proprio di Federfarma e dei cittadini. Esiste quindi un mercato illegale di medicinali e che cosa ha fatto Federfarma dal punto di vista legale? Esiste un mercato illegale del farmaco, un mercato che va combattuto sicuramente con fermezza e volontà, e Federfarma lo fa in tantissime occasioni, segnalando alle autorità competenti, Guardia di Finanza, NASP e tutte le autorità aeroportuali, la possibile importazione di farmaci attraverso questi siti. Purtroppo è un fenomeno diffuso, diffuso soprattutto tra le giovani generazioni, che pensano di trovare nell'acquisto online una scorciatoia rispetto a farmaci che nelle farmacie italiane richiedono la presentazione di una ricetta medica. Nella migliore delle ipotesi, anche dai dati rilevati attraverso i NAS e attraverso la Guardia di Finanza, dalle analisi su questi prodotti risulta che questi prodotti di fatto non contengono nessun principio attivo. Bene che vada, perché nella maggior parte dei casi purtroppo contengono principi attivi dannosi alla salute. Quindi è un fenomeno che va combattuto, è un fenomeno che noi combattiamo giornalmente, posso dire senza ombra di dubbio, con assoluta puntualità, per dare sicurezza al mercato e soprattutto sicurezza a un sistema che è quello della farmacia italiana, che invece è in grado di dispensare farmaci in maniera sicura, in maniera certa e con la presenza di un professionista, il farmacista, che garantisce qualità e consiglio. È una difficoltà enorme, perché purtroppo questi siti pirata, mi permettete di usare questo termine, vengono spostati continuamente da una nazionalità all'altra, quindi si ripropongono i server spostati dall'Italia piuttosto che ai Caraibi o in un paese dell'estremo oriente, e quindi anche la polizia postale, anche i NAS hanno difficoltà ad oscurarli perché di volta in volta vengono ripresentati. È un problema anche culturale, perché bisognerebbe far comprendere che la farmacia garantisce quello che dicevo prima, professionalità e certezza della cura. È giusto. Dunque, per far chiarezza, in che modo una farmacia può essere autorizzata alla vendita di farmaci online? Allora, in Italia una farmacia può essere autorizzata alla vendita di farmaci online attraverso la richiesta del common law della Comunità Europea, che va inoltrata all'assessorato regionale competente per il territorio, che attraverso il Ministero della Salute rilascia, accertate i requisiti, questa autorizzazione alla farmacia stessa. Il fenomeno al quale lei faceva
riferimento prima, il fenomeno Amazon Pharmacy, piuttosto che altri come Shop Pharmacy che abbiamo in qualche modo evidenziato già nel recente passato, è un fenomeno pericolosissimo a mio avviso, nel senso che la normativa europea ci tutela rispetto al farmaco etico, quindi al momento non è possibile, né sarà possibile per queste società commercializzare farmaco etico, sia esso di fascia A che di fascia C, ma soltanto farmaco OTC e SOP. Il mercato però sta cambiando, quindi bisogna prendere una serie di iniziative, su questo Federpharma sta già lavorando in maniera assidua, per contrastarlo e per studiare il fenomeno in maniera tale da porre non solo degli ulteriori limiti normativi, sui quali chiaramente saranno informati il governo e le autorità competenti, che potranno rafforzare nell'interesse del cittadino, soprattutto della tutela della salute pubblica, la normativa vigente, ma va rafforzato anche per trovare la possibilità in ogni caso per OTC e SOP di combattere questo fenomeno, per riportarlo sulla farmacia territoriale, sulla farmacia di comunità, che è un baluardo del quale sicuramente il Servizio Sanitario Nazionale non può fare a meno. Ecco, lei stava accennando appunto alla normativa europea, ma qual è questa normativa europea sulla vendita di farmaci online? La normativa permette esclusivamente la possibilità di commercializzare farmaci OTC e SOP attraverso il rilascio del camonnolo. Succede che in alcune situazioni, anche se, come è successo per Shop Pharmacy, la licenza è stata rilasciata in un paese d'oltrato, in questo caso in Olanda, la presenza di un deposito fisico all'interno del territorio nazionale permette, attraverso questo deposito, la spedizione di questi farmaci, OTC e SOP, solo quelli, per i cittadini che decidessero di affidarsi a questo genere di iniziativa. Io ricordo soltanto, lo ricordo prima a me stesso, che la vera soluzione è quella dell'attivazione del fascicolo elettronico, nel senso che attraverso questo strumento anche integratori, anche i farmaci da banco potrebbero essere, dovranno essere inseriti attraverso l'ausilio del farmacista all'interno del dossier farmaceutico, dove c'è la storia dell'analisi delle patologie e dei farmaci assunti dal cittadino, perché molto spesso questi farmaci interagiscono con le terapie che il paziente preleva in farmacia attraverso la prescrizione del medico. Questo a tutela della salute pubblica, quindi è importantissimo evidenziare questo aspetto che la farmacia vuole continuare ad avere proprio per essere vicina ai cittadini e dare loro la migliore assistenza possibile. Ecco, sappiamo che il lockdown ha determinato un incremento netto degli acquisti sul web, ma le vendite online dei farmaci non consentono di esplicitare al meglio tutte le peculiarità della professionalità del farmacista, figura chiave nell'aderenza alla terapia e nella farmacovigilanza. Per cui, per Federpharma, quale potrebbe essere la direzione da intraprendere? È la direzione proprio quella che dicevo prima, fascicolo elettronico, inserimento all'interno del dossier farmaceutico, dei farmaci, degli integratori, tutta quella categoria di farmaci che sfuggono oggi al controllo del medico curante, che molto spesso non ha contezza di acquisti online, di farmaci OTC, di integratori che, come ho detto precedentemente, possono interferire nella terapia stessa assunta dal paziente. Quindi un monitoraggio chiaro, un monitoraggio preciso da parte del farmacista, che sfrutta la capillarità e il rapporto particolarmente vicino al cittadino stesso, può essere la soluzione per dare certezza della terapia, per dare sicurezza nella terapia stessa per i cittadini italiani. Perfetto, dottor Tobia, io la ringrazio per aver fatto chiarezza su un tema complesso ma di stretta attualità, quindi era importante chiarirlo. Grazie, le auguro una buona giornata. Grazie a lei, buona giornata.